sono Cartoon Hero. Andiamo alla scoperta del cibo del cartone animato giapponese. Oggi prepariamo Sanshoku Dango di Sailor Moon. Ecco, come di solito Cartoon Hero, libretto di Cartoon Hero, vediamo dentro oggi protagonista, Sailor Moon. In Giappone pronuncia Sailor Moon, R addirittura c'è R, Sailor Moon, che è protagonista Tsukino Usagi. Questo nome è interessante, che viene da leggenda, i conigli che prepara il dolcettino giapponese mochi sulla luna. Lei è guerriera d'amore e famosissimo anche acconciatura, ci sono due palline sulla testa. Quello è ispirato famosissimo dolce tradizionale giapponese dango, la forma piccola pallina, che oggi presentiamo. Come si fa Sanshoku Dango di Sailor Moon? Sanshoku Dango è molto molto semplice. Ingredienti è koji, utilizzando farina di mochi. E mochi che cos'è? Che riso glutinoso. Riso glutinoso, chiamato glutinoso, ma non contiene ovviamente glutine. Ma da dove viene questa parola glutine? Quando il riso molto elastico si chiama riso glutinoso, quindi non contiene glutine assolutamente. Lo zucchero e acqua naturale. E poi tre colori noi vogliamo presentare: rosso, bianco e verde, che presenta grande augurio della primavera. In una bacinella aggiungere farina di mochi, shiratama, con lo zucchero e acqua naturale. Quando diventa più o meno questa consistenza, cominciamo a unire l'impasto. Questa farina è molto interessante, questa preparazione è più o meno leggermente asciutto meglio. Quindi il più importante, giusta quantità di umidità, liquido deve mettere, non troppo liquido, non troppo, quindi non può sbagliare. Se necessario di aggiungere acqua, gocce di acqua mettiamo. Vediamo questa consistenza. Adesso è arrivato, unito tutti gli ingredienti, no? Inizio abbiamo visto mo impossibile da unire, ma piano piano unisce, sì. Infatti molto caratteristica e interessante, non è come impasto di grano tenero. In questo caso è grano, diciamo, farina di riso, quindi dobbiamo stare molto attenzione all'umidità. Io aggiungerei goccino di acqua. Così, mano bagnato. E unire impasto. Ma così fa la differenza, veramente. Già cambiato, eh? Quindi questa consistenza, ricordiamo questa consistenza. Ecco, in questo momento adesso dividiamo in tre. Vogliamo realizzare rosso, bianco, verde. Ovviamente prima preparazione noi vogliamo realizzare bianco, pallina. Lavorando due mani, piano piano, non mettete la forza, piano piano. Qui non c'è glutine, quindi ovviamente se fai forte forte spezzerà, quindi piano piano. E poi tagliamo come se fosse gnocchi. E poi comincia a creare una bella pallina. Questo è il primo impasto di dango bianco. Impasto bianco è pronto. Cominciamo a preparare impasto rosso. Stesso impasto bianco, aggiungiamo colorante rosso naturale. In questo caso colorante rosso giapponese di alimentazione, ovviamente alimenti, eh. Veramente pochissima quantità. E poi cominciamo a impastare. Ovviamente non toccate colorante direttamente perché diventa veramente disastro. Detto ciò, chiudete dentro impasto e poi piano piano impastate, piano piano. Ecco qua, avete visto? Adesso perfettamente sviluppato il colore. Ecco qua, sempre stesso metodo, circa 15 grammi al pezzo. E
Ecco, adesso prepariamo impasto verde. Sempre prendiamo impasto bianco e sempre stesso metodo. Aggiungiamo questa volta parte della verde, tè matcha in polvere, il più pregiato tè del Giappone, tè matcha, spesso utilizza cerimonia di tè. Detto ciò, mettiamo dentro. Anche in questo caso non serve tanta quantità. E poi, sempre stesso metodo, inserite dentro, attaccate bene. E poi da qui cominciamo a impastare fino a sviluppare perfettamente il suo colore e profumo. Che profumo bellissimo di tè matcha! Pallina di dango, tre colori sono pronti. Allora cuciniamo. Io ho preparato acqua bollente, senza niente, solo acqua bollente. Inserire la pallina, rosso, bianco, verde, così possiamo ottenere tre colori alla perfezione. Forse quando passerà il tempo, 5 minuti, oltre 5 minuti, palline arriverà piano piano su, come se fosse gnocchi. Quando arriva su, dopo aggiungete 2 minuti cotto. Ecco, sono passati 7 minuti, vediamo, bellissimo colore e la pallina perfettamente gonfiata. Sì, assorbendo quella acqua di cottura diventa una pallina soffice, soffice e poi elastico, tipico carattere di mochi. Scoliamo, guarda che bellezza. Inserire dentro acqua fredda. Questo metodo di lavorazione in Giappone anche... sud del Giappone si chiama kanzarashi. Kanzarashi significa raffreddare immediatamente. Detto ciò, raffreddiamo bene 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 la consistenza, come se fosse veramente una guancia di bambino, ma veramente soffice soffice. Ecco, raffreddato molto bene pallina di mochi, da qui inseriamo stecco di bambù. Che carino questo, eh? Allora inseriamo dentro, c'è logico tradizionale, quindi mettiamo prima verde, quando inserito verde inseriamo bianco e finale inseriamo rosso, così possiamo ottenere tipico colore, tre colori, rosso, bianco, verde. Continuiamo a finire e tutto. Sanshoku dango sono pronti, quasi quasi impiattiamo. Piatto pronto, Sanshoku dango. Questo dango è trionfo di augurio e di primavera e poi grande augurio di giustizia d'amore. Lei faceva giustizia, quindi bravissima Sailor Moon. Provarterò questa ricetta. Ci vediamo alla prossima!